Cari amici di Auto Digest, oggi abbiamo provato una moto elettrica, la Zero Motorcycle, una moto che nasce in California all'inizio degli anni 2000, come diciamo l'azienda voleva fare delle moto da cross. In realtà poi hanno allargato la gamma e questa volta siamo al cospetto di una bellissima moto, diciamo trail adventure. È una moto, devo dire, estremamente confortevole. Però adesso passiamo a un po' di dati. Allora, in ciclo urbano teoricamente avrebbe 290 km di autonomia, cosa che obiettivamente mi sembra un po' difficile. In autostrada l'azienda dà i classici 55 miglia, cioè 89 km all'ora, e darebbero 172 km di autonomia. Ciclomisto 216, insomma, non lo so. In autostrada a 113, sempre trasformandolo dalle miglia, darebbero 139 km, ma per andare al mare, secondo me, da Milano alla Liguria, una sosta ci vuole senz'altro. Il problema però si pone se ci troviamo con le centraline di ricarica piene, o visto che in autostrada da Milano a Genova ce n'è una, siamo costretti a uscire. Ma la ricarica rapida, con il loro supercharger, che costa altri 2000 e passa euro, è un'ora. Velocità massima appunto 180 all'ora, la potenza è 100 cavalli, cioè 75 kW, il controller è da 900 A, la batteria è agli ioni di litio. Abbiamo provato la DSR-X, che viene definita una dual sport. Devo dire che, come effettivamente dicono i fabbricanti, se non si prova una moto del genere non si sa quali sono le sensazioni. Intanto diciamo che l'accelerazione è da 0 a 100 in 3 secondi. Direi quasi da velo nero, quello che viene ai piloti dei jet da caccia. E effettivamente, per essere una moto che pesa quasi 250 kg, nel traffico o comunque in queste manovre, anche in curva, in campagna dove l'abbiamo provata, si è dimostrata molto molto più agile di quello che si può pensare. Certo, il baricentro è piuttosto alto. A me è capitato di caricare una cassa di libri piuttosto pesante e trovarmi abbastanza in difficoltà. Una moto comunque che dà delle sensazioni notevoli: veloce, stabile, sicura. La moto è dotata intelligentemente di una retromarcia. Con una manovra abbastanza semplice riusciamo a inserire la possibilità appunto di uscire da un parcheggio orrendo o magari essere molto carichi con la retromarcia. Nel mondo ideale la ricarica si fa senza problemi da casa, come ho potuto fare io attaccandola in bagno. Mentre lontano da casa le cose sono differenti. E qui siamo al distributore di Eni di energia elettrica. Abbiamo la mia giacca, il mio foulard e i cavi, che adesso andremo a collegare ovviamente. Però c'è un però: vogliamo avere il 100% di batteria? Probabilmente la carichiamo in pochi minuti, perché questo è un supercharger. Ma siamo in coda, siamo sotto il sole, sono già circa 15 minuti che siamo in coda. Che ne dite? Eccoci ragazzi, e la colonnina purtroppo non ha la ricarica giusta, in corrente continua, giusto? Per la nostra moto. Siamo stati un quarto d'ora ad aspettare, ma non c'è un cavo che vada bene. E quando vi succede, siete senza ricarica,
te la pigli in saccoccia.